Il biberi. Sono tornato. Bravo, hai comprato tutto? Sì, certo. Nobita invece ha finito di fare i compiti. Non credo, ma oggi si sta impegnando molto. Strano, non l'ho mai visto studiare tanto. Voglio andare a controllare. Non disturbarlo, per favore. Oh no, accidenti, non è venuto bene neanche questo. Basta, sono stufa, adesso straccio tutto. No, smettila! Ehi, ma che cosa stai facendo? Non si strappano i compiti con tutta la fatica che si fa a farli, non lo sai? Hai ragione, ma se domani i miei compagni vedono quello scoppieranno a ridere come matti. Non preoccuparti, non farebbero mai una... Oh. In effetti potrebbe succedere. Nemmeno i bambini dell'asilo disegnano così male. Oh, non avrei dovuto dirglielo. Adesso come faccio a chiedergli scusa? E così il mio disegno non è neanche a livello dell'asilo, eh? Va bene. Se porto quello proprio a scuola diventerò lo zimbello di tutti. Ma se non lo porto il maestro penserà che non ho fatto i compiti e mi sgriderà come al solito. Che situazione difficile, cosa devo fare? A furia di pensarci mi scoppierà la testa. Adesso basta, sì. Io vado a giocare e mi levo il pensiero dalla mente una volta per tutte. Strano, non c'è nessuno. Chissà come mai. Dove saranno finiti gli altri? È veramente strano. Vabbè, vorrei dire che approfitterò del silenzio per schiacciare un bel pisolino. Si cercano allievi. Diventa cantante. Takeshi Guda dà lezioni private ai giovani. Firmato Scuola di Musica di Gian. Non ci credo, Gian ha aperto una scuola di musica. Non mi prenderà mai. Farò finta di non aver letto il volantino. Ma come fa Gian ad avere sempre queste idee strampalate? Io mi nascondo in casa e fingo una malattia. Nobita! Nobita, ci sei? Apri, ho una cosa importante da dirti! È la porta! Si vede che ha deciso di informare tutti di persona, così nessuno può accampare scuse. Adesso capisco perché non c'è in giro anima viva, sono tutti nascosti. Ah, ma certo! Allora anch'io posso andare a nascondermi, vado da Shizuka. Chissà se è in casa. Ma che cos'è questo rumore insopportabile? Sembra impossibile, ma Shizuka suona il violino quasi peggio di come canta Gian. Ciao, Nobita! Allora, l'hai letto il mio volantino al parco? Quale volantino? Io non so niente, non ho visto niente e soprattutto non ho letto niente. Scusa, ma devo scappare. Ah, non fa niente, Nobita, ti spiego tutto io. Dammi solo 5 minuti. Allora, ormai conosci anche tu il mio genio, ma ho pensato che sarebbe uno spreco tutto questo talento solo per me. Voglio essere generoso e condividerlo con gli altri. E quindi mi è venuta la brillante idea di aprire una scuola di musica per insegnare canto a tutti. È vero che ti iscriverai anche tu? Ecco, in questo periodo ho molto da fare. Sì, ma ripensandoci credo di averne proprio bisogno. Ecco, questa è la prima lezione all'aperto della mia scuola di musica. Ascolta il canto degli uccellini, il fruscio delle foglie mosse dal vento. La natura è musica. E adesso io non ho nessuna voglia di mettermi a cantare. Anima mia, il mio cuore, il mio amore. Sono qua. Bene, adesso tocca a te, Nobita. Su, fammi sentire, avanti. Anima mia, il mio cuore, il mio amore, sono qua. Ci vuole più sentimento, ho detto. Sta a sentire me. Anima mia, il mio cuore, il mio amore, sono qua. Ripeti. Anima mia, il mio cuore, il mio amore, no, sono qua. No, non hai capito niente. Devi cantare come canto io. Quante volte te lo devo ripetere? Anima mia, il mio cuore, il mio amore, sono qua. Tocca a te. Anima mia, il mio cuore, il mio amore, sono qua, sono qua. Adesso basta, ti prego. Oh, che cosa mi tocca vedere. Così non si può continuare. Ho capito! Non potrai mai cantare bene finché non ci metti l'anima, quindi ti dovrai sottoporre anche un addestramento spirituale! Spirituale? Incominciamo con 100 saltelli! Cosa? Oh, Doraemon! Allora, sentiamo, come te la stai passando? Perché non si vede? Ti prego, fa qualcosa! Guardiamo nella tasca quadridimensionale. Ecco, forse questo può andare. Il P-Bell! Che cosa fa? È uno spray che serve a migliorare l'aspetto superficiale delle cose. Anche se ciò che è brutto rimane brutto, questo è chiaro. Perfetto, adesso puoi tornare a cantare.
Sei lento! Si può sapere perché ci hai messo tanto a tornare indietro? Avanti, adesso canta! Anima... Non ti sento! Anima mia, il mio cuore, il mio amore, son qua! Anima mia, il mio cuore, il mio amore, son qua! Anima... Mi metto in ginocchio, non ho mai sentito un'interpretazione musicale così suave e commovente! Sono orgoglioso di te, Nobita. Sei il miglior cantante del mondo dopo di me. Direi che ne è valsa la pena. Parti da maestro. Sei diplomato. Cosa? Davvero? Sei stato bravo, Nobita. Ti ringrazio. E grazie mille anche al mio maestro. Ciao. Vai e continua a cantare come me. Per un momento ho creduto di lasciarci le penne. Me ne sono accorto, però bisogna ammettere che Gianni è un tipo pieno di iniziativa, vero? Ciao, Nobita, come va, Doraemon? Ciao, Shizuka, come stai? Che cosa ci fai con quel violino? Hai deciso di darti anche tu alla musica, Shizuka? Torni dalla lezione? No, mi hanno chiesto di andare a suonare da un'altra parte per non disturbare troppo i vicini. E allora hai deciso di venire a suonare qui al parco? Poveri vicini, quando Shizuka suona il violino è peggio di... Ecco, non è quello che volevo dire. Mi è venuta un'idea. Perché non spruzziamo quello spray anche su di lei? Sì, ci sto. Tieni! Si può sapere cosa ti salta in mente? Ecco fatto! E adesso, Shizuka, perché non suoni qualcosa al violino? Io? Sì, coraggio! Non ho mai sentito niente di più sublime in vita mia! Brava, suoni quel violino come un angelo! Wow! Che musica! È bellissima! Tanti complimenti in vita mia. Vi ringrazio tantissimo. Oggi è stata una giornata indimenticabile. Allora bisognerà ripeterla. Sì. Ma ciao. Ciao, ciao. Adesso possiamo tornare a casa. Ehi, Doraemon, dimmi una cosa. Se spruzzo quello spray sul mio disegno, otterrò lo stesso effetto della canzone? Certo, sarà un successo. Ecco, io sono pronta. Avanti, spruzza. Ecco fatto, adesso è sistemato. Molto bene, mettiamolo subito alla prova. Sei sicuro di averlo disegnato da solo? Non dire bugie. Ma è meraviglioso. Scelta dei colori da maestro, composizione a regola d'arte e stile molto raffinato. Si vede che qualcosa sono riuscito a passarti, vero? Sei sempre il solito. Visto che funziona, Nobita. Sì, anche se tutti questi elogi sono un po' esagerati. Sembrano quasi una presa in giro. Comunque mi fanno molto piacere e domani nessuno riderà per come disegno. Molto bene, adesso passerò a raccogliere i compiti che avete fatto a casa. Spero che nessuno li abbia dimenticati. Oh, questa sì che è una novità. Nobita e Gian si sono ricordati di portare i compiti. Visto, signor maestro? Guardate tutti qui. Oh. Ammirate il mio capolavoro. Cosa ne dite? Di che capolavoro stavi parlando, scusa? Oh no, non è possibile. Basta, ragazzi, silenzio. Ho detto di fare silenzio. Ecco, così va meglio. Voglio che sia chiara a tutti una cosa. Non mi permetterei mai di dire che uno di voi è più o meno bravo di un altro. L'importante è che facciate sempre i compiti che vi vengono assegnati. Scusi, maestro, però già che ci siamo, i compiti potremmo anche farli bene, non le pare? Sacco, che domande fai? Così metti in imbarazzo il povero Nobita, non ci hai pensato? Allora com'è andata? Com'è andata, mi chiedi? Un disastro, ecco! Non capisco! Te lo spiego, prova a dare un'occhiata a questo! Beh, mi sembra... È il mio disegno! Quello che ho fatto per compito, peccato che non sia piaciuto a nessuno, anzi, hanno riso tutti! Oh, ma come? Non è possibile! Aspetta un minuto! Ma dov'è? Oh. Ecco, l'ho trovato! Oh, adesso capisco! Cosa? Sì, qui c'è una scritta che dice l'effetto ha la durata di un solo giorno! Adesso è tutto chiaro. Potevi anche accorgertene prima. Ascolta, non è che magari hai un ciuschi che fa durare più a lungo l'effetto di quello spray? Non mi risulta che esista niente del genere. Invece io sono sicuro che ci metto più le mani. Oh, mia, non mi prego.